prendersene due, perché noi da qua da stamattina non ce ne dobbiamo andare fin quando una delegazione nostra ricevuta dal prefetto scende giù a dire che cosa hanno deciso, perché se no teoricamente noi, per sapere che cosa decidono stamattina, dovremmo fare un accesso agli atti documentali e aspettare 30 giorni di risposta per sapere che cosa si sono detti, oppure peggio ancora aspettare domani l'intervista del sindaco di Terni che se la racconta come gli pare a lui. Quindi noi si resta qui, ovviamente fin quando il prefetto, non avremo la certezza che il prefetto ci riceverà, noi stiamo qui e ovviamente se serve cominceremo anche a dare fastidio. Questo insomma deve essere chiaro, altrimenti è inutile che siamo venuti qua stamattina, anche perché oggi è un appuntamento, il 4 ce n'è un altro, quello del 4 diciamo non è più importante, nel senso che nella drammaticità della questione incenerimento Ternano dire che una cosa è più grave dell'altra è un po' complicato. Ma il 4 si decide per l'altro inceneritore se verrà o no autorizzato e se quindi entrerà o no definitivamente in esercizio. Quello è sì un passaggio cruciale. Noi dobbiamo essere presenti perché il 4, Tozzi Holding Terni Biomassa, riceverà forse l'autorizzazione integrata ambientale con la quale potrà entrare in esercizio definitivamente per un tot di anni. E da lì in poi sono dolori, nel senso che questi potranno richiedere di bruciare i rifiuti urbani, sostanzialmente possono farlo, e quindi allora il 4 è un altro appuntamento cruciale. Io